Vado solo all'ospedale a trovare papà. No, voglio che ci sia qualcuno a proteggerlo, chiaro? No, starà a posto. Sollozzo sa che è fuori dal giro. E va bene, stai attento, ok? Certo. Manda lo stesso qualcuno con lui. Ciao. Ciao. Turno di guardia, eh? Sì, e tu? Sono qui per Marty. Ascolta, grazie. Non mi piace fare la ragazza in pericolo, ma ho apprezzato ciò che hai fatto. Ora farei meglio a entrare. Ehi. Sì? Stavo pensando, forse dovremmo, non so... No, davvero, è meglio di no. Ma lo faremo. Ehi, niente armi qui dentro, dammi qua. Nessun problema. Sai dov'è Monk Malone? Vuoi dire Marty Malone? Di sopra, al secondo piano. Riavrai tutto quando te ne andrai. Qualche fiore ravviverà la stanza. Bene, bene. Ecco la mia infermiera. Ah, e così alla fine sei venuto a trovare il mio fratellino. Non potevo certo mancare. Grazie. Sta lentamente tornando quello di prima, vero? Cos'è stato? Copri che cos'era. Non avreste dovuto farlo. Figlio di... Non faremo... Basta! Oh! Porta Frankie via di qui! Scusa, mi spiace. Tu che sei? Chi sei tu? Sono Michael Corleone. Alcuni uomini stanno venendo qui per uccidere mio padre. Sono qui per aiutare. Mi manda Clemenza. Dov'è finita la polizia? Gli agenti? Non lo so, ma ho un sospetto. Dirò all'infermiera di spostare mio padre in un'altra stanza. Tu porta via la ragazza, c'è un'uscita che passa dal seminterrato. Va a cercare Tom Hagen e digli quello che succede. Non passare dalla porta principale, potrebbero essere già là fuori. Seminterrato. Avanti, andiamo. Ce ne sono ancora. Bastardo! Adesso dovremmo darti una lezione.
Io andrò da Tom. Tu vedi se puoi aiutare Michael. Frankie, va tutto bene? Riesci a tornare a casa da sola? Sì, senza problemi. Vai, il Don ha bisogno di te. Grazie di avermi salvato. Andrò a prendere Tom. Seguimi. Dobbiamo coprire l'ingresso principale. Fermo! Non provare a muovere un muscolo. Credevo di avervi tolti tutti di mezzo, voi teppisti. Che ci fai qui? Insomma, vi passo al turco per avere in mano mio padre, capitano. Tenetelo fermo. Tienilo forte. Così, di fronte a me. Oh! Ti avevo detto di starne fuori, o no? Sono l'avvocato della famiglia Corleone. Questi uomini sono detective privati assunti per proteggere Vito Corleone. Se lei interferisce, dovrà presentarsi davanti al giudice e rispondere di questa accusa.